Amici sportivi di Spazio 5, siamo qui con Giovanni La Rosa, giocatore del Castellamonte. Finalmente è arrivata la prima vittoria in campionato, una vittoria comunque sofferta contro un Lariano che vi ha messo veramente in difficoltà. Sì, diciamo che io rientravo dopo due giornate di squalifica, rientro a Carmagnola, un campo non molto facile, anche perché penso sia la squadra favorita del campionato. Diciamo che si sono messi subito bene a due, riuscivano a imbucare bene, abbiamo trovato un po' di difficoltà, anche se in settimana abbiamo provato tantissimo a chiudere le linee. Diciamo che il gruppo si deve ancora compattare bene, gli uomini ci sono delle buone qualità in squadra, spero che i risultati continuino ad esserci, malgrado le difficoltà trovate oggi. Penso che salvarci ci possiamo salvare, solo che è molto molto dura, sono sincero. Oggi abbiamo visto un Castellamonte che è riuscito a creare tante occasioni, ma ne ha sbagliate anche altrettante, tanti tiri fuori dalla porta, e poi avete trovato anche un gran portiere dall'altra parte. Sì, diciamo che il loro portiere non era male, riusciva sempre a mettere lo zampino. E dobbiamo essere più cinici sotto porta, dobbiamo fare molti più gol. Le occasioni ci sono state, magari seguiamo un po' il secondo palo, una cosa fondamentale in questo sport. Ma magari col tempo riusciremo a migliorare anche su quello. Speriamo che i risultati arriveranno, ripeto. Ho trovato una squadra giovane, che so che magari non quest'anno, ma il prossimo si potrà dire la sua. Sono contento comunque di essere qua. CRD dimenticato, spero facciano bene, perché io voglio un bene dell'anima a Nicola, anzi lo saluto. Speriamo di continuare così, ai prossimi tre punti. Luca Sfienti, giocatore del Lauriano, oggi purtroppo è arrivata una sconfitta contro Castellamonte, una partita tiratissima questa, siete rimasti praticamente in gara fino agli ultimi minuti. Sì, come le altre partite, tolto il Pinerolo, abbiamo sbagliato dei particolari, abbiamo perso la partita, sappiamo che quest'anno saranno tutte le partite così, dobbiamo migliorare in tante cose. Siete riusciti a mettere in difficoltà comunque una buona squadra che, nonostante fosse a zero punti alla vigilia, è partita sicuramente con altri obiettivi che non appunto i vostri, che rimane comunque la salvezza. Un Lariano questo che può crescere ancora, però la strada da fare è ancora tanta. Sì, il Castellamonte non è una squadra da zero punti, perché ha giocatori con capacità e esperienze diverse dalla nostra. Noi da qua possiamo solo crescere e migliorare, sono fiducioso, secondo me nel girone di ritorno saranno altre partite, all'inizio è così, non importa e andiamo avanti.